Bergantino con Di Vincenzo, un applauso al vincitore della scorsa edizione, primo nel 2022. Bergantino è anche stato campione di zona nel 2016 e nel 2018, ed eccola la sua Skoda Fabia con la quale l'anno scorso vinse questo, perché la concorrenza è fortissima in questo gruppo. Innanzitutto siamo molto soddisfatti dei tempi ottenuti, è andata abbastanza bene, siamo terzi assoluti, il primo avendo lavoro deciso un altro passo, e quindi noi cercheremo di mantenere la nostra posizione. La macchina funziona benissimo, pneumatici Pirelli pure, e niente, siamo soddisfatti, cerchiamo di tenere questo passo fino a fine gara, magari cercando di limare ancora qualche secondo. Ma tutto sommato bene, siamo soddisfatti del passo che stiamo portando. E la gara è ancora lunga e difficile, abbiamo tanti avversari che stanno dando il massimo. Riproviamo a togliere qualcosina ora con la ripetizione, e l'importante è tenere costanza e tenere questo passo qui. Sporgere.
terza classificata e dovrebbe piazzarsi giù perché dobbiamo... Allora, cominciamo dal terzo, Fabio. Cominciamo dal terzo. Allora, sentiamo Giuseppe. Giuseppe, allora, com'è andata? Diciamo, lo scorso anno avete vinto, quindi forse avevate fatto anche quest'anno un pensierino di arrivare per primi. Beh no, dai, comunque sia è andata benissimo per quello che era la prospettiva visto l'elenco partenti. È andata benissimo, Francesco ha avuto un bel passo, i vincitori avendo una WRC hanno avuto un passo ancora superiore, però noi ci siamo difesi bene con la nostra vecchietta. È stata una gara molto entusiasmante perché dal punto di vista delle prove speciali, l'organizzazione come sempre. Terzo posto, facciamo un grande applauso, scattano i cellulari, le foto, tutto quanto, attenzione, la consegna. A Bergantino e Di Vincenzo, dalla Daunia. Dopodiché, questo dopo l'inno questo. Adesso al secondo posto. Secondo posto per... Vincono la 29ª edizione del Rally Città di Casarano davanti a Francesco Rizzello e Fernando Sorano, Giuseppe Bergantino e Mirko Di Vincenzo. Vai con lo scudante. Thank you.